è scappato di nuovo. Critiche pesantissime verso Cristiano Ronaldo, critiche secondo me giustificate, perché qui parliamo di un comportamento vergognoso, ripetitivo. Questa secondo me è la roba grave, cioè ti può anche succedere una volta nella vita, va bene, ma se lo fai diverse volte, basta, veramente fa schifo questo comportamento. Attenzione, non mi riferisco al campo, non mi riferisco al calcio giocato, perché qui parliamo di un comportamento nel post partita che fa arrabbiare i tifosi del Manchester United, che fa soprattutto anche arrabbiare una leggenda dello United che ha dedicato tutta la sua vita a questo club, perciò secondo me ha anche tutto il diritto di criticare un colasso, un brand come Cristiano Ronaldo. Però ripeto, io non mi riferisco al campo, non mi riferisco al calcio giocato, perché Ronaldo all'età di 37 anni, ormai c'ha quasi 37, compie 37 fra un mese, merita rispetto, che è andato in Premier League a quell'età, un campionato fisico, un campionato difficile, in un United da anni ormai, da quando è andato via Sir Alex Ferguson, sempre in continuazione, in difficoltà, in crisi, le aspettative sono sempre altissime, le delusioni sono sempre altissime, perciò ovviamente non c'entra adesso solamente Cristiano Ronaldo, perciò questo video, cari amici, sarà diviso in due parti. Parleremo del comportamento di Ronaldo nel, o diciamo nelle partite post, nel post partita, e poi faremo un'analisi proprio approfondita sullo United, parleremo di tutta la squadra, i giocatori più criticati, per esempio Maguire, pagato quasi 90 milioni di euro, ormai la gente non lo può più vedere, non lo sopporta più, sta deludendo troppo i tifosi, perciò due parti in questo video. Iniziamo con la prima parte, con Cristiano Ronaldo. Allora, cosa è successo, amici? Due giorni fa il Manchester non riesce a battere il Newcastle United, l'ennesima delusione, partita che termina 1-1 contro la penultima in classifica. Lo United è partito con queste ambizioni incredibili, sono arrivati Sancho per 85 milioni, che finora in Premier League ha segnato un gol, ha fornito 0 assist, amici, 85 milioni, è arrivato Varane del Real Madrid per 40, e poi ovviamente c'è stato anche il clamoroso ritorno di CR7 in Premier League. E vedere uno United che sta facendo fatica e probabilmente non raggiungerà neanche i posti Champions League, questo ovviamente fa arrabbiare molto tutto l'ambiente dello United, fa arrabbiare soprattutto Cristiano Ronaldo, che sappiamo tutti è una persona molto molto ambiziosa, perciò dopo questa ultimissima delusione contro il Newcastle United, CR7 lascia per l'ennesima volta il campo senza nemmeno rivolgere uno sguardo o figuriamoci un saluto ai tifosi dello United, e questo lo reputo veramente brutto, perché gli altri giocatori vanno per l'ennesima volta sotto la curva, si prendono le responsabilità, ci mettono la faccia, e lui ancora una volta non gli frega nulla, va subito nel tunnel, e questa è una giornata dopo Natale dove fa veramente freddo, dove lo United gioca un brutto calcio, dove già i tifosi devono subire tanto tanto sfottò da parte delle altre tifoserie, uno United che ovviamente è partito con queste aspettative e sta deludendo tantissimo, una partita tardiva, fa freddo, tanti tifosi hanno dovuto prendere l'albergo, una partita durante la settimana. Secondo me è brutto non salutare i tifosi, soprattutto brutto, ripeto, quando succede per l'ennesima volta. Ronaldo ha fatto la stessa cosa contro l'Everton, Ronaldo ha fatto la stessa cosa dopo la sconfitta imbarazzante contro il Watford 4-1, e amici, non esiste, cioè tutta la squadra va sotto la curva e tu sparisci nel tunnel, non saluti nemmeno i tifosi. Perciò ieri abbiamo visto un Ronaldo molto nervoso già nel pre-partita e soprattutto anche nel post-partita, perciò Gary Neville, che ha giocato tutta la sua vita solamente per il Manchester United e per la nazionale inglese, oggi è opinionista in TV, ha detto chiaramente: a me non interessa come ha giocato CR7, devi andare oltre e applaudire i tuoi tifosi alla fine della partita, sei il più grande calciatore del mondo, e un atteggiamento del genere non è accettabile, non puoi scappare come hai fatto anche in altre occasioni. E sono assolutamente d'accordo con Neville. E Ronaldo, ripeto amici, è stato molto nervoso già durante il riscaldamento, ha reagito alle provocazioni dei tifosi del Newcastle United, che mi sono un po' meravigliato, mi sono detto: beh, questo qui c'ha 37 anni. Anch'io mi ricordo quando giocavo a San Siro contro l'Inter, dove sono andato allo stadio, che per me è stato anche un onore vedere
Una leggenda incredibile come Cristiano, è ovvio che i tifosi li prendono in giro, ci sono i fischi, è ovvio, penso che lui sia abituato a questo. Adesso, amici, all'età di quasi 37 anni, vediamo che i nervi sono tesi, vediamo che c'è una situazione particolare, perché già nelle pre-partita lui ha reagito ai tifosi, ha fatto dei gesti, si è un po', arrabbiato e poi durante la partita l'ennesimo nervosismo. Nonostante che aveva la consapevolezza di non poter più raggiungere la palla, allunga la gamba in una maniera incredibile, sembravano gli arti marziali e rischia l'espulsione. Secondo me meritava forse anche l'espulsione, almeno ne possiamo discutere. Perciò Ronaldo molto molto nervoso nel pre-partita, durante la partita e soprattutto dopo la partita. Perciò io sono d'accordo con Neville, un comportamento che i tifosi non se lo meritano. Adesso però parliamo del calcio giocato, dove secondo me Ronaldo fino adesso ha fatto anche il suo dovere, i suoi gol li ha segnati, perciò il problema di questo United è più profondo, è più grande, e questo ormai lo stanno anche capendo i tifosi che prima prendevano sempre in giro Solskjaer, tutta colpa di Solskjaer, tanti tanti mister che hanno lasciato questo United in questi ultimi anni, non c'è costanza, non c'è una struttura, ormai debbano capire che il problema non può sempre essere solamente il mister, perché adesso è arrivato Ralf Rangnick, però vedere onestamente a centrocampo giocare ancora insieme Fred e McTominay, che fanno una fatica insieme, una fatica assurda a giocare insieme, e vedere ancora una volta Van den Beek in panchina ci dimostra, questo è proprio il simbolo di quello che sta succedendo a questo United in questi anni, che vengono bruciati talenti, 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 talenti. Van den Beek è l'ennesima dimostrazione di questo spreco di risorse incredibile a Manchester, amici. Settembre 2020 è arrivato Van den Beek dall'Ajax Amsterdam, aveva un valore di mercato di 50 milioni di euro. Ci ricordiamo questi giocatori giovani, olandesi, ambiziosi, che ci hanno fatto emozionare in Champions League? Van den Beek, De Ligt, De Jong, tutti i giocatori che poi purtroppo hanno lasciato l'Ajax Amsterdam. In tutta questa attuale stagione, un grande talento come Van den Beek, che ormai anche lui diventa più vecchio, perciò tra qualche anno non sarà più un talento, in tutta questa stagione ha giocato 67 minuti. Perciò anche qui uno spreco incredibile di talento. Se poi consideri che lui gioca solamente 67 minuti, e i tifosi devono ancora vedere uno come McTominay, che veramente si nasconde sempre dietro i suoi stessi compagni, devono vedere ancora un Maguire in difesa che ha costato 87 milioni di euro, che fosse insieme, che fa una fatica assurda, amici, proprio in costruzione, fa veramente pena. Perciò tantissimi tifosi ormai sono nervosi e tanti non lo vogliono più vedere sul campo, e soprattutto non lo vogliono più vedere come capitano. Tantissimi vorrebbero vedere la fascia da capitano da De Gea, che secondo i tifosi se lo merita molto molto di più, e Megaia, questo ormai è certo, amici, viene considerato uno dei peggiori trasferimenti della storia recente in Premier League. Perciò tanti tifosi, ovviamente, quando hanno sentito nominare il nome di Ralf Rangnick, cosa volevano vedere? Volevano vedere il Gegenpressing, il pressing famosissimo di Rangnick, coraggioso, spettacolare. Poi quando recuperi la palla, non retropassaggi noiosi, inutili, no, subito un gioco verticale, un gioco con tanta spinta verso la porta. Ma questo, onestamente, fino adesso, con questa difesa dove c'è anche Maguire posizionata sempre molto molto in basso, fino adesso questo tipo di gioco non è arrivato. Uno United che segna pochissimo, ultime 4 partite, sempre segnato solamente un gol. Elementi di Rangnick si vedono ancora poco, però questa volta, almeno questa volta, io penso date un po' di tempo al nuovo mister, perché non può sempre essere solamente la colpa del mister. Però, amici, fa veramente riflettere, pensare che la maggior parte, io seguo le tifoserie, seguo i tifosi, opinionisti in Inghilterra, la maggior parte della gente ormai
dice: Maguire out, mettetelo in panchina per qualche partita e vogliamo vedere Bailey, che c'ha un valore di mercato di 8 milioni di euro insieme con Varane. La gente è veramente molto molto delusa, e sono anche delle teorie delle persone che dicono: beh, Maguire forse c'ha questo vantaggio che innanzitutto ha costato quasi 90 milioni di euro e perciò non lo vogliono mettere in panchina, inoltre c'è anche il passaporto inglese, un giocatore della nazionale inglese, forse per questi motivi deve giocare sempre per forza. Però amici, se prendiamo per esempio Manchester City, quante volte hanno messo uno come Stones, che ha costato anche quasi 60 milioni di euro? I prezzi in Premier League sono veramente gonfiati in una maniera assurda, anche loro lo hanno messo spesso in panchina. E forse una piccola pausa a Maguire anche per riflettere, non so, per ritrovarsi di nuovo anche a livello psicologico, forse gli farebbe anche bene. La roba anche assurda, amici, ripeto, uno United che crea veramente poco, 4 partite consecutive dove segnano solamente un gol, e il giocatore che sembra più in forma attualmente è Cavani, che ha 34 anni, un giocatore che può anche fare il pressing, che può anche, diciamo, organizzare il pressing, che fa tanto movimento, giocatore completamente diverso rispetto per esempio a Cristiano Ronaldo. E comunque vedere un Cavani che ha 34 anni, che viene già associato con tantissime squadre diverse, che sembra veramente di lasciare questo United, ci dimostra la situazione complicata in cui si trova questo club. Ripeto questo video perché spesso io vengo malinteso, la gente spesso legge solamente il titolo e poi non va oltre. Non era adesso una critica verso Ronaldo, dare tutte le responsabilità, tutte le colpe a lui calcistiche, perché qui vorrei aprire un'ultimissima parentesi, amici. Ronaldo, ripeto, compie fra un anno 37 anni, e vi faccio una piccola domanda. Le leggende del calcio con cui io e tanti di voi sono cresciuti, dove hanno giocato a quell'età? A 35, 36, 37 anni. Facciamo una piccola lista. Iniesta ha giocato in Giappone. Ronaldinho all'età di 31 anni è tornato già in Brasile. Philipp Lahm, campione del mondo con la nazionale tedesca, 32 anni, dove ha giocato sul divano alla PlayStation, ha chiuso la sua carriera. Beckham a 32 anni già a Los Angeles, tanta moda, poco calcio. Xavi, 2 anni prima di Ronaldo, ha giocato già in Qatar. Ronaldo, il fenomeno, a 33 anni, dove ha giocato in Brasile, era completamente rotto anche fisicamente in difficoltà al Milan. A me ha fatto veramente pena, non era più il Ronaldo, il fenomeno che abbiamo visto all'Inter, che abbiamo visto al PSV Eindhoven. Perciò onestamente Ronaldo, che ha quasi 37 anni, che gioca in Premier League, Champions adesso ha segnato 6 gol in 5 partite, in Premier ha fatto 7 gol, 2 assist in 14 partite, secondo me merita rispetto, merita assolutamente rispetto. E il problema di questo United è più grande di Cristiano Ronaldo. E forse questo fa anche arrabbiare Cristiano, perché niente, nessuno può, deve essere più grande di lui. Perciò tanto tanto lavoro da fare per Ralf Rangnick, e Ronaldo si dovrebbe fare un bel bagno di umiltà, secondo me, un comportamento bruttissimo verso i tifosi. Questa è un po' la mia analisi del Manchester United, amici. Iscrivetevi al canale YouTube, io proverò sempre con tutto il cuore, con tutta la passione, con tutte le ricerche che faccio, di portarvi video interculturali, di parlarvi del calcio internazionale, come voglio fare su questo canale YouTube. Perciò spero veramente che potete apprezzare il mio sforzo. Un abbraccio a tutti, grazie mille a tutti che mi supportano, iscrivetevi al canale YouTube, presto ci saranno anche nuovi video interculturali, soprattutto anche sul calcio tedesco. Io da italo tedesco provo anche sempre di portarvi tanti elementi sotto quel punto di vista. Un abbraccio a tutti, amici, ci vediamo presto.